Ciao, come creare degli slideshow, quindi dei video con foto e musica online gratis. Andiamo subito a vedere. Perfetto, ben ritrovato. Come si fa quindi a creare un video con foto e musica online eppure gratis? Beh, un bel modo per farlo è quello di utilizzare Canva. Ed è molto semplice perché possiamo andare su canva.com. Come vedi, adesso sono sulla pagina canva.com e posso cliccare su accedi. Accedi, accedi o iscriviti in pochi secondi. Posso utilizzare Google oppure Facebook, che sono sicuramente due modi di accedere e quindi iscriversi molto veloci. Posso utilizzare un mio indirizzo email oppure posso anche utilizzare un altro modo tipo Apple, Google, Facebook, li abbiamo già visti, Microsoft oppure Clever. Perfetto, io adesso accedo con il mio account e nel mio caso utilizzo Google. Continua con Google. Perfetto, sono già dentro, ok? L'account che sto utilizzando in questo momento è un account gratuito, ok? Infatti qui nell'angolo mi dice prova Canva Pro, proprio per questo fatto, no? Perché ci sono due versioni, una versione a pagamento e una versione gratuita. E nel nostro caso va benissimo la versione gratuita, non c'è problema. Posso quindi creare il video con le foto e la musica online gratis con la versione gratuita di Canva. Ok, va bene, perfetto. Quello che devo fare adesso è creare un nuovo progetto video. Quindi vado qui dove c'è scritto crea nuovo progetto, clicco e digito video. Come vedi, clicco su video così che mi crea un nuovo progetto per creare questo video. Come vedi qui ho la mia prima pagina. Ogni pagina corrisponde ad una foto che voglio inserire. Quindi andiamo a preparare questa pagina in modo tale che possa accogliere la mia prima foto. Come fare? Vado in elementi e vado ad inserire una griglia. Io in questo caso prendo la prima griglia qui sulla mia sinistra, clicco e questa griglia mi permette di inserire una foto, però potrei anche andare a inserire un altro tipo di griglia, per esempio questa mi permette di inserire due foto diverse, quindi fare una composizione, ma nel nostro caso per semplicità andiamo solo ad inserire una foto per ogni pagina, ok? Chiaramente non voglio un video con una sola foto, quindi una sola pagina, giusto? Quindi cosa devo fare? Devo duplicare questa pagina per il numero di foto che voglio inserire. Come faccio? Basta che vado qui in basso dove c'è la miniatura della pagina e faccio duplica pagina. Ok, ma come vedi posso anche utilizzare i tasti della tastiera, Ctrl D in questo caso. Quindi anche se io clicco qua, poi dopo con Ctrl D posso duplicare questa pagina tante volte e poi con i tasti della tastiera sicuramente è molto più veloce, ok? Perché duplico le pagine vuote? Duplico le pagine vuote perché in questo modo non avrò problemi dopo quando vado ad applicare degli effetti. Invece se facessi il contrario, prima inserissi la foto e poi dopo andassi a duplicare, beh, potrebbero esserci dei problemi. Quindi facciamo così che andiamo sul sicuro, andiamo tranquilli e va benissimo. Perfetto. Ma come posso fare un video di foto senza le foto? Ci vogliono, no? Quindi andiamo ad inserirle appunto dentro il nostro progetto. Per farlo basta che vado in caricamenti e qua ho già delle foto, ma se tu dovessi andare a caricarle, basta che la prendi la foto che vuoi inserire e la trascini. Ok, e quindi è pronta per essere inserita. A questo punto, allora andiamo ad inserirle, visto che sono pronte, prendo la prima e la inserisco.
prendo la seconda, posso anche inserirla in una posizione diversa, non per forza tutte una di seguito all'altra. Prendo la terza e mi posiziono magari sulla pagina in cui voglio andare a inserirla e la vado anche a mettere direttamente. Quindi posso inserirle sia direttamente qua, nella parte più grande, sia qua sotto. Ripeto l'operazione per il numero di foto che voglio inserire. Quindi magari mettiamo questa, che è la spiaggia di Bimini e va sempre bene. Poi mettiamo questa, che è invece una spiaggia della costiera amalfitana. E per il momento direi che siamo anche a posto, ok? Benissimo. A questo punto però ogni pagina mi dura 5 secondi e se io vado a fare la prova, clicco qua, ok, 5 secondi per ogni foto è un po' tanto, ok, quindi devo andare a modificare il tempo. Per andare a modificare il tempo basta che clicco qui in alto dove c'è questo piccolo orologio e dove c'è scritto 5 secondi. Qui cosa faccio? Magari metto un secondo per ogni foto, uno. Qua c'è anche il flag, applica tutte le pagine, questo è molto comodo perché in una sola volta posso andare a modificare il tempo a tutte le pagine, ok? E quindi io lo utilizzo. Perfetto, quindi anche qua sotto vedi che è stato applicato un secondo per ogni immagine. Infatti se vado a provare adesso vedi che già vanno più spedite, quindi non mi annoio così tanto. Queste sono avanzate, quindi posso andare anche a eliminarle. Per eliminare le pagine avanzate basta che vado qua sotto dove c'è la miniatura e clicco su tre puntini e poi clicco su elimina pagina, oppure semplicemente clicco sulla miniatura e clicco poi dalla tastiera su cancel e anche così è perfetto. Ok, quindi non ho più pagine avanzate e quindi se clicco poi alla fine non mi compaiono più quelle pagine vuote, ok? Perfetto, chiudi. Adesso però ho una serie di immagini che mi si presentano ma senza alcun effetto, quindi io voglio andare a mettere un'animazione. Quindi cosa faccio? Clicco su animazione e qui ho diverse animazioni tra cui scegliere. Posso scegliere tipo questa, zoom, ok? E è anche utile che posso applicarla a tutte le pagine. Applica tutte le pagine. Oppure posso anche decidere di mettere un'animazione diversa per ogni pagina. Ok, per sicurezza ripeto il procedimento per applicare l'animazione alle mie foto. Sono andata qua sotto, ho cliccato sulla mia miniatura, ho poi cliccato su animazione, mi compaiono tutte le animazioni possibili, scelgo la mia preferita, in questo caso lo zoom, posso decidere poi di applicare una diversa animazione per ogni foto, ma nel mio caso, che ho scelto questa animazione, la applico a tutte le pagine cliccando su applica a tutte le pagine. Ok, perfetto, quindi provo, vedi che la mia animazione viene applicata a tutte le pagine, perfetto. Adesso però voglio un po' di musica, come fare per la musica? Vediamo subito. Se voglio inserire della musica nel mio video, posso utilizzare quelle che già ci sono in Canva. Quindi vado in elementi, scorro. Se sono in alto scorro fino a che non vedo audio, vedi tutto, perfetto, posso per esempio utilizzare questa e la trascino, tengo premuto e la trascino qua sotto la barra, poi dopo posso andare a sistemare, in modo tale da metterla fino dall'inizio, oppure posso accorciare l'audio, quindi che magari viene inserito fino a un certo punto del mio video, ma in questo caso io lo voglio per tutto il video, ok? Quindi fai un po' di prove che vedrai che non è tanto difficile. Perfetto, quindi adesso provo
E come vedrai, c'è anche l'audio. Ok, e se invece voglio inserire un mio audio, come faccio? Beh, posso anche prendere un audio vocale, magari voglio mettere dei miei commenti e come fare? Prendo, carico il mio audio qua dentro, sempre prendo dalla cartella, lo trascino qua dentro e vado a metterlo sempre qua sotto, ok? Quindi posso inserire più di un audio dentro al mio progetto. In questo modo ho più possibilità, giustamente. Una volta che sono soddisfatta, vado a cliccare su scarica. Scarica video MP4, perfetto, clicco ancora su scarica e il mio video è pronto e lo troverò nei miei download, ok? Una cosa molto interessante di Canva è che se io voglio anche andare a modificare le mie immagini, posso farlo. Per esempio, se clicco sull'immagine, poi clicco su modifica immagine, posso utilizzare anche i filtri, quindi posso utilizzare il filtro Solar o altri tipi di filtri. Un'altra funzionalità che nel nostro caso è molto utile sono i modelli video, sempre che sono disponibili dentro Canva. Infatti in questo modo abbiamo già dei mini video pronti che possono fare da intro o outro del nostro video. Come fare? Semplicemente prendo e li trascino dentro, poi posso anche prendere la parte che mi piace di più, inserire del testo, quindi aggiungere un'intestazione o del testo e avere anche magari un effetto come questo che avevo già preparato, che magari metto qua all'inizio, no? Quindi ho il mio sipario che si apre. Benissimo, anche per oggi è tutto, ma prima di lasciarti vorrei fare un piccolissimo riassunto. Come creare video con foto e musica online gratis, canva.com. Accedi o iscriviti, crea nuovo progetto, video, elementi, una griglia. Clicco, devo duplicare questa pagina per il numero di foto che voglio inserire. Basso, dove c'è la miniatura della pagina, e faccio duplica pagina. Vado in caricamenti, prendi la foto che vuoi inserire e la trascini. Prendo la prima e la inserisco. Ripeto l'operazione per il numero di foto che voglio inserire. Per modificare il tempo basta che clicco qui in alto, magari metto un secondo. Applica a tutte le pagine, clicco su animazione, da zoom, applico a tutte le pagine. Se voglio inserire della musica nel mio video, vado in elementi, audio, tengo premuto e la trascino qua sotto la barra. Scarica video MP4, il mio video è pronto. Grazie per aver visto questo video, ciao e alla prossima!